Eccoci nuovamente nei nostri studi per parlare di una nuova manifestazione a Rivara. Si sono appena conclusi gli Alto Canavese Games, che hanno tenuto banco per questo fine settimana portando colori e le squadre di tutti i 16 comuni che vi hanno partecipato. È stata un grandissimo successo. Archiviato questo evento, si entra subito nel vivo del santo patrono di Rivara, che è San Giovanni Battista. Siamo qua con il sindaco Roberto Andriollo e il vice sindaco Vincenzo Martino, benvenuti. Grazie. Per parlare della manifestazione appunto che si sta avvicinando. Come ho appena detto, San Giovanni, le manifestazioni e i festeggiamenti sono alle porte. Sindaco. Sì, effettivamente ripartiamo dopo questa fatica che ha dato degli ottimi risultati, dove molta gente appunto è venuta a Rivara, però noi non lasciamo perdere il tempo. Rivara è un paese vivo, è un paese con tante manifestazioni e quindi adesso abbiamo un programma di cose leggermente diverse da quelle che abbiamo fatto fino adesso, però culturali, ci sono anche molte altre manifestazioni, e lascerei la parola a Vincenzo, che è stato il curatore di tutto l'evento, sia di quelli che il programma di giugno e di luglio. San Giovanni si inizia questo fine settimana con il Luna Park, corretto, dal 15 al 19. Per passare poi alle celebrazioni un po' più, quelle più religiose, insomma. Sì, come in tante altre occasioni, quest'anno San Giovanni lo dobbiamo anticipare, perché quando siamo in concomitanza con la festa di San Pietro e Paolo, che loro festeggiano a Falga sempre l'ultima domenica di giugno, noi ci troviamo in difficoltà e dobbiamo per forza di cose anticipare quello che è la nostra patronale. Patronale che vedrà il paese, diciamo, invaso dalle giostre del Luna Park, questo per quanto riguarda l'aspetto vero e proprio di festa e di gioco. Andremo avanti con quello che sono anche le nostre processioni importanti, una tra le quali è anche una di quelle più importanti qui nella zona, quella della Consolata, il 20 di giugno alla sera, una processione che è anche molto seguita dai paesi vicini. Andremo poi anche alla processione del Santo Patrono, che quest'anno sarà celebrata comunque proprio il giorno della Natività, cioè di San Giovanni Battista, il 24. Finito quello, iniziamo di nuovo con le attività di festa. La stessa sera ci sarà un concerto nel Parco di Villogliani, un concerto di musica rock and blues di 14 maestri musicisti che si sono dati disponibili a venire a suonare a Rivara per noi, ma soprattutto per la raccolta fondi a favore dei Vigili del Fuoco di Rivarolo, che hanno bisogno di acquisire un mezzo e noi abbiamo aderito come comune, dando una manifestazione a disposizione. Nella serata ci sarà anche il nostro cabarettista che oramai ci accompagna quasi in tutti gli eventi, Giancarlo Moia, che ci darà un saggio della sua bravura a intrattenere e intrattenimento del pubblico. Ecco. Nella settimana successiva avremo un altro evento culturale, un'attività teatrale preparata dalla compagnia Fuori Contesto, che è una compagnia che arriva da fuori dal Canavese, seguita da persone professioniste, ci portano in scena La pace secondo Lisistrata, una commedia di filosofia greca brillante, che ci dicono che sarà divertente per il pubblico che vorrà diciamo partecipare alla serata. Il giorno dopo avremo il concerto della banda musicale rivarese, il concerto d'estate nel parco. Successivamente andremo con la festa della Fides, la Fides, altra associazione molto importante di Rivara, che fa la sua festa sociale il 2 di luglio. Il martedì 4 luglio abbiamo il piacere anche del passaggio della tappa del Giro d'Italia femminile, che arriva da Forno e prosegue verso Livone per arrivare poi alla conclusione di Ceres. Questo martedì 4 luglio nel pomeriggio. Venerdì 7 luglio, altro appuntamento culturale con la presentazione del libro di Alfredo Rienzi sull'improvviso. Modera la serata Rosanna Frattaruolo, una scrittrice, una poetessa che abbiamo già ospitato noi a Rivara
negli anni passati, molto, molto bella come, come serata da, da partecipare. La settimana successiva avremo un altro libro, cambiamo tema, andiamo sullo sport, ospiteremo Paolo Ghiggio, un nostro ospite, anche lui da qualche tempo sempre a Rivara, viene a trovarci spesso, con il libro Torino, provincia di Campione, un libro sul ciclismo. Lui è un appassionato di ciclismo, è un medico che è andato in pensione e che si è appassionato di quello, oltre ad avere una grande collezione di bricci che speriamo che ci porti in mostra quella, quella sera. Sabato 15 luglio, il primo evento gastronomico del mese, lungo i portici di Via Grassa, ci sarà una grigliata proposta dal Bar del Portico. La settimana successiva, sabato 22 luglio, altro appuntamento culturale con la presentazione di un libro scritto da una persona che anche lui è già venuto a trovarci, un giornalista conosciuto oramai a tutti i livelli, un giornalista sportivo, Beppe Conti, e ci presenta un libro anche abbastanza curioso che ha dato, diciamo, modo di essere discusso, di essere anche in qualche modo elemento di curiosità per chi vorrà venire. Il titolo sarà Saronni, Goodwood e altre verità. Si parla di Saronni e di Moser, di questa loro eterna, eterna sfida. Lunedì invece, la settimana successiva, avremo degli, un altro evento culturale che, de, che durerà per tutta la settimana. Di questo vorrei che ne parli Roberto, che anche lui ha seguito in prima persona questo evento di musica. Sì, solo per ricordare a chi ci segue che siamo arrivati a luglio, verso la fine di luglio, perché abbiamo detto talmente tanti eventi che abbiamo perso il filo. Quindi si parla della settimana che inizia da lunedì 24 luglio sino ad arrivare al, al concerto del, di domenica 30 luglio. Sì, abbiamo questa fortuna di essere stati contattati e abbiamo accolto ben volentieri l'Accademia del Ricercare. È un'accademia che ospita artisti di musica antica che arrivano da tutta Europa. Quindi avremo allievi che faranno questo, questa settimana di approfondimento musicale. Noi abbiamo dato a disposizione parecchi locali, avranno strumenti antichi che porteranno a Rivara, dal clavicembalo e... In cambio loro ci offrono quattro concerti, quindi avremo quella settimana con che avremo in diverse locazioni. Adesso ci mettiamo ancora d'accordo con loro per il punto preciso, ma fino a fine luglio vedremo poi le location migliori, sarà dentro la chiesa parrocchiale, all'esterno, vedremo poi di trovare dei punti precisi dove loro si esibiranno. Musica antica, musica che faranno con, diciamo, strumenti musicali. Quindi il lunedì 24, il mercoledì 26, il venerdì 28 e sabato 29 luglio, ci saranno, e domenica 30 luglio, scusi, un giorno sì, un giorno no, ci saranno questi concerti che ci, ci offriranno in cambio dell'ospitalità che noi abbiamo dato. Quindi queste persone verranno, saranno ospitate, abbiamo dato anche la parte quindi, di location per dormire, mangiare, tutto. E avremo questa invasione pacifica da tutta Europa di ragazzi che, e non solo, che approfondiranno questo argomento, la musica antica. Siamo quindi giunti alla fine di luglio. Alla fine di luglio ci sarà il secondo anche evento gastronomico, il 29, corretto? Corretto, il 29 luglio nella piazzetta dell'Annunziata la gastronomia a modo mio di Carmen ci ripropone quella che ormai è diventato un appuntamento molto gradito dai rivaresi e non solo, che è la serata del fritto di pesce e della grigliata. Quindi chiudiamo questi eventi con una bella serata di festa per prepararsi poi agli eventi che arriveranno tra agosto e settembre, compreso tutto quello che sarà la fiera e i suoi eventi collaterali. Quindi un'estate che a Rivara non darà, diciamo, noia per chi vuole rimanere, per chi dovrà rimanere per motivi diversi e anche per chi vorrà venirsi a trovare. Rivara ha sempre qualcosa da offrire. Certo, la location principale sarà il Parco di Villogliani. Non solo, la location principale lo sarà per quanto riguarda gli eventi all'aperto. Gli eventi all'aperto, che nel caso dovesse fare brutto ci sposteremo su alla palestra, al palazzetto.
Per quanto riguarda il resto, le location possono anche essere all'interno del centro storico di Rivarda, il centro abitato, come ad esempio i concerti di musica antica, molto probabilmente si svolgeranno nel centro del paese. Sì, quindi degli eventi che iniziano adesso finiranno quindi alla fine di settembre. Ricordate che ci saranno anche degli eventi molto importanti, come ad esempio la fiera autunnale, che è storica per Rivara. Il programma ovviamente non è ancora stato definito, ma in fase di ultimazione. Tanti saranno gli eventi collaterali. Quindi se volete fare un appello anche ai non rivaresi per venire a trovarvi. Ovvio. Soprattutto i non rivaresi, quelli che ancora non conoscono Rivara oppure che la vogliono conoscere ancora meglio, venite perché Rivara ha ancora molte cose da offrire, le ha offerte in passato, ne ha adesso e ne propone anche per il futuro. La fiera sarà di nuovo una di quelle scommesse che vogliamo riportare a casa, dandogli il lustro che aveva e che si merita, creandogli degli eventi davvero importanti nell'insieme. Sì, perché stiamo preparando degli eventi a sorpresa che stiamo preparando adesso per settembre, molto, anche molto importanti per valorizzare Rivara e la sua storia e tutto quel contorno che ha portato Rivara a essere come è adesso. Quindi abbiamo delle cose molto carine che stiamo studiando. Altra cosa che comunque ci teniamo a ribadire, sia io che Roberto, è che tutto ciò che stiamo facendo e che facciamo è possibile grazie alla sinergia di tutte le associazioni di Rivara che insieme stanno costruendo davvero una bella squadra, mantenendo diciamo un senso di unione che fa bene a tutti perché quando ognuno fa la sua parte le cose non possono che venire bene. Quindi approfittiamo anche di questo piccolo spazio per ringraziarle per quello che hanno fatto e quello che faranno ancora. Si è visto molto bene con i due grossi eventi, il Festival del Gelato e i Games, come hanno lavorato, si è visto Rivara con la sfida con i Games Alto Canavese, si è trasformata proprio con l'aiuto di questi volontari che io e Vincenzo non ci stancheremo mai di ringraziare. Se riusciamo a lavorare bene e fare queste cose come amministrazione, perché abbiamo dei cittadini che rispondono e che hanno a cuore il proprio paese. Io e lui non ci fermeremo mai, li ringraziamo continuamente. Bene, ora vi salutiamo, quindi vi ricordo che gli appuntamenti con Rivara proseguono immediatamente questo fine settimana con l'apertura del Luna Park, e proseguiranno la prossima settimana con la celebrazione del Santo Patrono. Abbiamo dimenticato di dirvi che giovedì 29 giugno presso il parco di Villogliani anche i piccoli bimbi dell'asilo Musso Tealdi di Rivara saranno protagonisti del loro spettacolo di fine anno. E la settimana si concluderà appunto con il concerto della banda musicale di Rivara. Quindi non perdetevi nessun appuntamento di questa estate rivarese a partire già da questo fine settimana.